Pietro, andiamo a vedere il focus della giornata. Nasdaq Index, il driver assoluto dei mercati nel 2023. Siamo ancora, come detto, in modalità analisi di questo inizio nuovo anno e a questo punto concentriamoci su quello che a tuo parere potrebbe essere il driver assoluto. Perché? Insomma, mostraci evidentemente anche il grafico del Nasdaq. Ma sì, spiego prima perché l'ho già accennato poc'anzi. Secondo me abbiamo assistito a un fenomeno di normalizzazione di queste azioni a contenuti ad alta tecnologia o innovativi. Davvero hanno fatto una decelerazione non indifferente. Scherzavo da mesi sul nuovo nome di Facebook, che secondo me non era Meta ma metà, ci siamo arrivati poi a quotare metà del valore che ha avuto rispetto ai massimi raggiunti. E quindi tutto sommato, però, poiché il fenomeno delle FANG è poi stato anche il fenomeno mercato in generale, perché diciamo la verità, i grandissimi guadagni che si sono realizzati su questi titoli rimarranno forse storicamente irraggiungibili per diversi anni. Ecco, probabilmente guardando il grafico del Nasdaq, allorquando dovessimo parlare di tempesta finita, rimane un riferimento, un driver a mio parere in termini assoluti. Questa è la struttura che sto misurando da tempo. Io sono un povero analista tecnico, mi è piaciuta molto la precisione con cui il Nasdaq a dicembre di quest'anno ha toccato questo punto di contatto resistenziale, e senza che ci fosse una soglia, come dire, psicologica o di prezzo particolare, lì è evidentemente ritornata la pressione ribassista da parte degli operatori. Quindi mi sembra che in questo momento, ipotizzando che il tallone d'Achille dei mercati siano appunto questa estrema volatilità e decelerazione del settore tecnologico nordamericano, che poi fa da effetto domino sul resto, mi sembra che per poter parlare di un passato pericolo dovremmo riuscire a misurare un Nasdaq al di sopra di questa resistenza. Sì. Fino a quando ciò non avverrà, a mio parere, non possiamo parlare di tempesta superata, tutt'altro, rammentando fra le altre cose che, se è vero che il Nasdaq, a mio parere, è il faro definitivo, diciamo, dei mercati nel 2023, è altresì vero che ad oggi i mercati, soprattutto quelli italiani, stanno vivendo un periodo di straordinaria grazia e solidità grazie alle banche, che sono state agevolate dai tassi. Quindi il tema, il tassello che manca per ridare brillantezza ai mercati, secondo me, è la tecnologia nordamericana, perché sul resto dei fronti per ora ci sono dei bei numeri, ci sono dei bei riscontri. Ok, quindi qual è il suggerimento su tutti alla luce di questo che vuoi dare a chi opera sui mercati, Pietro? Ma è una regola comportamentale assoluta: fino a quando il mercato realizza dei massimi decrescenti, ci insegna Charles Dow, il mercato va considerato in una dinamica ribassista. Quindi prestare attenzione durante questo recupero al raggiungimento di area 11.007 del Nasdaq Index, teoricamente sarebbe un punto dove vendere di nuovo, quindi dove ritornare a servire. Mi sembra un livello davvero molto chiaro, pulito, che fa quasi da attrazione, quasi da calamita delle quotazioni, quindi non escludo che ci si possa andare, però lì, piuttosto che abbandonarsi all'esaltazione rialzista, prestare attenzione a cosa succede, perché potrebbe essere un po' un punto pivot del mercato.